stata un'emozione grandissima. L'allenatore Deian mi ha dato l'opportunità di giocare, un po' per darmi spazio, un po' per dare anche riposo alle titolari, ma è stata un'emozione davvero grandissima e ho dato il meglio, ho provato a dare il meglio e spero di aver fatto qualcosa di buono. Bisogna sapere anche perdere. Abbiamo provato a vincere, vabbè, siamo calati un po', abbiamo fatto un po' di errori nel finale, però vabbè, è andata bene lo stesso così. Un'esperienza non da poco, anche per i 18 anni appena fatti, quindi direi che è fantastico, proprio bello, un'emozione bellissima. Passare dall'inizio della stagione di una B1 con il doversi salvare e invece arrivare a fine anno a giocare con la Serie A e addirittura andare in Champions League. Fantastico. No, sarà sicuro complicato, duro contro il Perugia, lo sappiamo tutti. Però anche loro sono adesso in un periodo con molta difficoltà, hanno perso anche Coppa, hanno perso facile. Sì, 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 però è successo l'ultimo weekend. Quindi mi sa che come noi, come tutte le squadre, non sono perfette. Quindi, diciamo, sono convinta. Siamo positiva sempre. Siamo ottimiste. Sì, sì, diciamo sicuro. Come state fisicamente? Ci sono bene, tanti... sì. No, scherzo. Paolo Cardullo oggi non si sente bene, infatti ancora c'è Osmopoli, c'è ancora problema con quadricipite, non siamo messi tanto bene. Però mi sa per forza sabato che dobbiamo essere tutte salute per dimenticare tutti i dolori, tutto. Grazie. No, ma è verità brutta, è che non è che gioco tanto, non ho una continuità e quindi quando non giochi tanto, la nostra serie è fortunata, bla bla bla, e non hai tanta sicurezza, però continuità di giocare. Guarda, solo che non gioco qua, se gioco prossima ce l'ho la continuità, sicuro, sono convinta, però è difficile per... come si dice? Dico pure in inglese. Psicologicamente. Sì, psicologicamente. No, ma dico che un po' esperienza. No, devo dire che io ho esperienza da prima, però se tu non giochi 3 mesi, magari 2-3 partite in fila, perdila. Non è che dimenticate di giocare, però non è facile. Devi concentrare di più. Di solito, se giochi sempre. E questo devo ascoltare. Sei tanta, normale per tutte le giocatrici. Ma tu preferisci giocare dopo posto o la specificatrice? Non è importante dove giocare. Ero centrale anche. Non ho provato con le giocatrici. No, non è importante. Non è importante, solo voglio giocare. Gioco beach volley, questo è stato.